Antonella Marcò, prima donna ai vertici del comune di Aosta, ovvero sia vice sindaco, ma comunque un ruolo importante per una donna. Cosa vuol dire per te? Beh, intanto è una grandissima emozione, ci speravo, ma insomma, fino a che non arrivano i risultati non si può mai dire se sarà così. Quindi io ringrazio comunque principalmente tutti i cittadini e le cittadine per questo risultato, hanno creduto in me e nella nostra lista e nella coalizione. E quello che posso dirvi da ora, quello che abbiamo già detto nel nostro programma, noi vogliamo condividere con i cittadini e con i rappresentanti dell'associazione di categoria quelle che saranno le nostre scelte. È brutto chiederlo a una donna, ma cosa farai per le donne? Ah beh, per le donne faremo tutto quello che sarà nelle nostre possibilità. Quindi già il fatto che io abbia potuto essere in un ruolo così apicale sicuramente mi metterà in condizioni di aiutare anche tutte le altre donne che, come vedete, in tutte le liste si sono messe numerose in campo a sostenermi. La difficoltà maggiore incontrata in questa campagna elettorale? Devo dire, per me all'inizio sono stati i comizi, sono sincera, perché non essendo abituata, come ho sempre detto, non vengo dal mondo della politica e non vengo neanche da un mondo dove si comunica con i media, mi è stato difficoltoso. Ecco. La squadra di governo la state preparando, immagino quale deleghe ti piacerebbe avere. Ah, guarda, ho già risposto anche prima. Sinceramente, come vi ho detto, noi dobbiamo condividere. Quindi ci siederemo a un tavolo e vedremo le capacità dell'uno e dell'altro in base a questo che noi abbiamo. Grazie mille.